Looking for a fun way to win up to 25 times your money this football season? Test your skills on Prize Picks, the most exciting way to play daily fantasy sports. Just select two or more players, pick more or less on their projection for a wide variety of statistics, and place your entry. It's as easy as that. If you have the skills, you can turn $10 into $250 with just a few taps. Easy gameplay, quick withdrawals, and an enormous selection of players and stat options are what make Prize Picks the number one daily fantasy sports app. Ready to test your skills? Join the Prize Picks community of more than 7 million football fans who have already signed up. Right now, Prize Picks will match your first deposit up to $100. Just visit prizepicks.com/get100. And use code GET100. That's code GET100 at prizepicks.com/get100 for a first deposit match up to $100. Prize Picks, daily fantasy sports made easy. It's a holiday story. It's a family story. It's a story of thousands of twinkling lights and countless memories. A story of crackling fireplaces and candlelight Christmas evenings, where the sounds of sleigh bells and carols echo all around. It's a story of peace and togetherness, of glittering ornaments, fragrant wreaths, and wide-eyed wonder. It's the enchanting story of a beloved tradition at America's largest home, with 250 magnificently decorated rooms, each with its own stories to tell. But all this can't begin to tell the full story of Christmas at Biltmore. Come walk in the footsteps of the Vanderbilt family and immerse yourself in a winter wonderland of endless holiday delights. Because as wondrous as the story of Christmas at Biltmore may be, it can never be complete without you. Plan your stay at Biltmore.com. Stai ascoltando un messaggio registrato in diretta dal programma La Voce del Pastore, in onda su Parole di Vita. Noi abbiamo la sede della nostra chiesa principale a Pescara, anzi precisamente a Città Sant'Angelo, Pescara Nord. Poi abbiamo diverse altre chiese localizzate in altre parti d'Abruzzo, nelle Marche, in Lazio e in Molise. Ma chiamandomi al numero che i fratelli hanno messo o metteranno in sovrimpressione, sicuramente potete contattarmi ed io vi indicherò la chiesa più vicina a voi, perché possiate essere seguiti da uno dei nostri pastori e da me personalmente. Bene, sono contento stasera di poter parlarvi del messaggio che il Signore ha messo nel mio cuore, della parola di Dio. Viviamo in tempi nei quali tutte le certezze sembrano crollare. Se ci guardiamo attorno, le sicurezze che magari pensavamo di avere un po' di tempo fa svaniscono a causa delle varie situazioni nelle quali questo mondo si trova. È come se un castello di sabbia crollasse di fronte alla irruenza dell'acqua o del vento o di quant'altro. Ma c'è, grazie al Signore, una certezza e un fondamento solido. Infatti voglio parlarvi della roccia della nostra fede, cioè la salvezza attraverso il Cristo. Quando si parla di salvezza, ovviamente si parla della salvezza eterna, della salvezza spirituale. Noi siamo abituati a pensare alla salvezza come a qualcosa di vago, qualcosa che ha a che fare con la religiosità, ma se andiamo a fondo ci rendiamo conto che tutti noi abbiamo bisogno di essere salvati. C'è un passo della parola di Dio che voglio leggere in Matteo capitolo 16 verso 18, dice così il Signore che parla a Pietro, dice: ecco, io ti dico che tu sei Pietro e su questa roccia edificherò la mia chiesa e le porte dell'Hades non la potranno vincere. Tu sei Pietro, piccola pietra, questo è il significato di Petra, Pietro, piccola pietra, ma su questa roccia, quindi non è una piccola pietra, non più una piccola pietra, io edificherò la mia chiesa, le porte dell'inferno non la potranno vincere.
Quale è la roccia alla quale Gesù si sta riferendo? Bisogna capirlo andando a vedere il contesto nel quale questi versi si trovano. Il contesto è appunto quell'episodio nel quale Gesù fa una domanda a tutti i discepoli, dice: cosa dicono le persone che io sia? E ognuno ha dato una spiegazione di quale fosse la definizione che le persone davano di Gesù. Ma poi Gesù ha chiesto con insistenza e con chiarezza ai suoi discepoli: cosa pensate voi che io sia? E la risposta di Pietro è stata molto chiara: tu sei il Cristo, il figlio dell'Iddio vivente. Pietro ha fatto un'affermazione categorica: tu sei il Cristo o l'unto o il Messia, il figlio dell'Iddio vivente. Questa affermazione era la roccia sulla quale Gesù avrebbe edificato la sua chiesa. Questo concetto che Gesù era il figlio di Dio, era l'unto di Dio, era il salvatore che Dio aveva mandato nel mondo per salvare l'umanità. Dico, questa affermazione è ed era la roccia sulla quale Gesù avrebbe poi edificato la sua chiesa. Alcuni hanno pensato erroneamente che la roccia fosse Pietro stesso, ma questo non ha senso perché se da un lato dice tu sei Pietro, piccola pietra, e poi dice su questa roccia edificherò la mia chiesa, c'è un'incongruenza. È evidente che Gesù non si riferisse a Pietro, ma all'affermazione che Pietro aveva fatto. Tant'è che successivamente Gesù dice a Pietro: ecco, tu hai ricevuto questa rivelazione dal Padre mio che è nei cieli. È la rivelazione la fonte della è la rivelazione, la roccia vivente che avrebbe poi permesso alla Chiesa di essere edificata. Quindi il concetto di Gesù, che è il figlio di Dio, il salvatore del mondo, è fondamentale nel cristianesimo. Io ho la grazia, l'onore di servire il Signore da tanti anni e spesso le persone su questo tema hanno un po' di confusione, e soprattutto attraverso la televisione oggi raggiungiamo tante persone che non hanno ancora afferrato questo concetto. Il fondamento della Chiesa è il fatto che Gesù, il Figlio di Dio, è l'unico Salvatore, è il Salvatore, è il nome dato agli uomini perché possano essere salvati. In Giovanni al capitolo 1, al verso 1, leggiamo una frase importantissima che ci spiega chiaramente l'origine divina di Gesù, il figlio di Giuseppe e di Maria. Giuseppe non era il papà, evidentemente, sappiamo la storia. Maria è stata onorata di dar vita al figlio di Dio qui sulla terra, Dio che si è reso uomo per noi. E leggiamo infatti questa frase: nel principio era la parola, e la parola era con Dio, e la parola era Dio. E la parola, il verbo, è evidente dal contesto e dai versi successivi che questo termine, questa espressione, la parola, si riferisce a Gesù. Quindi nel principio era la parola, cioè Gesù, e la parola era con Dio, e la parola era Dio. Ecco che cominciamo a vedere il concetto della divinità di Gesù. Questo concetto è fondamentale, è un mistero, ma è anche allo stesso tempo una verità e una realtà evidente. Ecco perché diciamo che il fondamento della Chiesa è la rivelazione che Pietro ebbe di chi Gesù fosse. Gesù era il Salvatore. Per salvare gli uomini dai propri peccati c'era bisogno di qualcuno che non avesse mai peccato. E l'unico che non aveva mai peccato era il Figlio di Dio. Egli è nato su questa terra come uomo, ma non ha ereditato dall'uomo ciò che ha separato l'uomo da Dio,
cioè il peccato, perché non è nato da una relazione uomo-donna, ma è nata da una azione soprannaturale di Dio, il Padre Eterno, che ha adombrato Maria, essere umano con tutti i limiti degli esseri umani, per dare vita a Gesù. Questo è un concetto importante, miei cari. So che per alcuni di noi è un concetto oramai acquisito e chiaro, ma va ripetuto, va spiegato, perché la salvezza è possibile solo attraverso di Cristo. Ma salvezza da che cosa? Salvezza perché? Quando si parla di salvezza si parla di un pericolo dal quale si è salvati, da una minaccia dalla quale si è salvati, da una condizione dalla quale si è salvati. E l'Apostolo nella lettera agli Efesini al capitolo 2, nei versi 8 e 9, spiega con chiarezza questo concetto. L'Apostolo Paolo scrive agli Efesini una verità così fondamentale: è per grazia che siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Alleluia! Non è in virtù di opere affinché nessuno se ne vanti. Quindi la salvezza dal peccato è il frutto della grazia di Dio. Per grazia siete stati salvati. Ma salvati da cosa? Salvati dal peccato. Gesù è venuto a morire sulla croce, è diventato un uomo, si è caricato della nostra umanità, si è caricato dei nostri peccati, pur non avendo mai peccato, per morire al posto nostro e quindi addossarsi le conseguenze del peccato, vincere il peccato una volta per sempre e quindi farci diventare persone salvate, liberati dalla condanna del peccato. E l'Apostolo Paolo nella lettera ai Romani al capitolo 10 al verso 9 lo dice con chiarezza, senza mezzi termini: se confessi con la tua bocca che Gesù è il Signore e credi nel tuo cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato, sarai quindi liberato dal peccato. Non c'è un altro modo per essere salvati. Non ci sono rituali, non ci sono preghiere a Tizio o a Caio, non ci sono attività meritorie che possano liberarci dal fardello della morte del peccato, dal fardello della condanna a causa del peccato. E l'Apostolo Paolo dice chiaramente che tutti hanno peccato e sono senza la gloria di Dio. Ma dice in Romani che abbiamo appena letto: se confessi con la tua bocca che Gesù è il Signore e credi nel tuo cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Cosa significa che Gesù è il Signore e che il Signore Dio lo ha risuscitato dai morti? Quando Gesù è venuto e si è caricato dei nostri peccati, diventando uomo di peccato senza aver commesso peccato, lui ha dovuto subire la condanna del peccato. Lui è morto a causa del peccato. Ma poiché lui era figlio di Dio e si era caricato dei nostri peccati, non meritando assolutamente la morte, egli è risuscitato. Dio lo ha risuscitato dai morti. E quando Gesù è risuscitato dai morti, lui ha vinto una volta e per sempre il peccato e le sue conseguenze. E ciò che noi dobbiamo fare per essere salvati, per essere perdonati dei peccati che abbiamo commesso, per essere purificati e fortificati e liberati dalla potenza del peccato, dico, ciò che dobbiamo fare è credere che Gesù è il Salvatore e confessarlo con la nostra bocca. Infatti, sempre Romani dice che col cuore si crede e con la bocca si fa confessione che Gesù è il Signore. Quando noi confessiamo e dichiariamo che Gesù è il Figlio di Dio, che è morto per i nostri peccati e che noi come dire,
ci identifichiamo nella sua morte, nella sua resurrezione, accettiamo il suo sacrificio al nostro posto per noi, per i nostri peccati. Quando dico noi facciamo questo, automaticamente noi siamo salvati, noi veniamo liberati dalla potenza della morte, dalla potenza del peccato, dalle conseguenze del peccato. I nostri peccati vengono perdonati. È come se non avessimo mai commesso peccato. Ci sono persone che mi stanno ascoltando che forse stanno lottando con dei sensi di colpa a causa di sbagli che hanno commesso nel corso della propria vita e si sentono in colpa. Questa sera io voglio darti una bella notizia. Quando Gesù è morto sulla croce, egli è morto anche per i tuoi peccati. Ciò che tu devi fare è semplicemente riconoscere quei peccati, confessarli al Signore e ricevere il perdono e dire grazie Gesù che sei morto sulla croce per me, sei diventato peccato a causa mia, hai patito le conseguenze del peccato al mio posto, io ricevo questo dono che tu mi hai dato, io ricevo questo sacrificio che tu hai fatto per me e credo che tu sei stato resuscitato dai morti e che quindi hai pagato il peccato al mio posto e io voglio essere liberato dal senso di colpa e dalla condanna che il peccato porta in sé. Se tu fai questo, tu sei salvato. Dicevo all'inizio di questa riflessione che viviamo in tempi nei quali nulla è più sicuro. La morte è dappertutto. Se voi ascoltate un noticiario sembra un bollettino di morte, di guerra, gente che muore a destra e a sinistra, ovviamente per le varie malattie o per i vari problemi nelle nazioni, le guerre, le pestilenze, i terremoti, gli eventi naturali catastrofici. Ebbene, tutte queste persone che se ne vanno inaspettatamente e all'improvviso da questa terra, dove vanno? Qual è la loro sorte eterna? La risposta è che se non hanno ricevuto Gesù come unico personale salvatore, loro dovranno poi un giorno essere condannati e dovranno rendere conto delle loro azioni e della loro vita senza il Signore. Ma se hanno ricevuto Gesù come personale salvatore e Signore, se hanno confessato che Gesù è l'unico Signore salvatore, e loro lo hanno ricevuto come tale, i loro peccati sono perdonati e quindi loro possono entrare nell'eternità essendo perdonati e ricevuti dalla presenza di Dio. È importante dire questo. Noi crediamo nella guarigione, noi crediamo nella risposta di Dio alle nostre preghiere, ma la nostra vita sulla terra è comunque limitata e un giorno tutti dobbiamo comparire davanti al Signore. Compariremo davanti al Signore, io mi auguro. E incito ciascuno di voi a farlo dopo aver ricevuto Gesù come personale Salvatore e Signore. È importante questo perché se noi non predichiamo questa realtà, diamo una illusione alle persone. Noi proclamiamo un cristianesimo illusorio, tanto Dio sa che siamo mancanti, Dio è buono, perdona tutti. No, Dio non perdona tutti, Dio perdona coloro che ricevono Gesù Cristo come unico Salvatore e Signore. Ed è per grazia, non per meriti, lo abbiamo già letto, non in virtù di opere, ma per la grazia di Dio, è un dono, è il dono del Signore. Alleluia. Ma andando avanti con la parola del Signore, noi vediamo che una volta che le persone hanno ricevuto Gesù nel suo cuore, nel proprio cuore, come personale Salvatore e Signore, la loro vita cambia e la loro vita subisce una trasformazione, c'è cioè una crescita spirituale, instaurano una relazione con lo Spirito Santo. Questo è il venesimo. Non solo si è nati di nuovo, non solo si è perdonati dai propri peccati, non solo si è riconosciuto Gesù come Salvatore e Signore nella propria vita, ma adesso
un processo di trasformazione, un processo di trasformazione, dico bene, di santificazione, le cose vecchie sono cambiate, tutto diventa nuovo. Alleluia. In Prima Tessalonicesi al capitolo 4, al verso 3, dice: questa è infatti la volontà di Dio, che vi santifichiate e che vi asteniate dalla fornicazione. Una versione dice: questa è la volontà di Dio, la vostra santificazione. Allora si è accettato Gesù Cristo come Salvatore, si è nati di nuovo, si è ricevuto la salvezza per grazia in Cristo Gesù, ma adesso la vita cambia. Adesso la vita subisce una trasformazione, un processo che si chiama santificazione. Questo è un concetto importante, perché la salvezza si ottiene per grazia in un momento, ma la santificazione è un'opera progressiva che dura un'intera vita. Alleluia, un'intera vita. La trasformazione è progressiva e dura un'intera vita. Prima Tessalonicesi 4:3 che abbiamo appena letto. Ma la santificazione non è soltanto la volontà e la possibilità di non peccare, è la capacità soprannaturale data dal Signore di non peccare. Mentre la salvezza va a toccare il nostro spirito e rigenera il nostro spirito e ci rende capaci di entrare nella dimensione spirituale di Dio, di ricevere la parola di Dio, di ricevere l'opera di Dio dentro di noi. La santificazione è un processo attraverso il quale le nostre menti vengono trasformate, il nostro modo di ragionare cambia, il nostro modo di agire cambia. È qualcosa che ha a che fare con la nostra personalità. E in questa fase lo Spirito Santo ha un'azione e un ruolo importantissimo. Giovanni 14, 26 dice: ma il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto quello che vi ho detto. Allora si è nati di nuovo, si è perdonati perché Gesù è morto sulla croce e lo abbiamo ricevuto come Salvatore e Signore, ma adesso la vita comincia a cambiare. Lo Spirito Santo che Dio ha mandato ci insegna ogni cosa, ci spiega come comportarci, ci spiega come vivere, ci dà la forza per vivere in base ai dettami della parola di Dio, trasforma la nostra mente, trasforma il nostro modo di pensare, trasforma il nostro modo di agire, ci rende capace di dire no al peccato. Non significa che non sbagliamo mai, significa che quando sbagliamo andiamo al Signore, confessiamo il nostro peccato. E lui ci perdona e poi ci dà la capacità di non peccare e di non cadere in quello stesso peccato. Vedete, mentre la religione, i regolamenti religiosi ci dicono cosa dovremmo fare, non dovremmo fare, ma non ci dà la potenza per farlo o di non farlo, la potenza soprannaturale dello Spirito Santo che agisce in noi ci rende capaci di fare ciò che Dio vuole e di non fare ciò che Dio non vuole. È il Consolatore, lo Spirito Santo, mandato da Dio, che ci insegna le cose dall'interno. Noi sentiamo dentro di noi ciò che è giusto e ciò che non è giusto, e il Signore ci dà la potenza di fare ciò che è giusto e di non fare ciò che non è giusto. In Prima Corinzi 12, 27 ci parla del fatto che noi siamo il corpo di Cristo e ognuno di noi ne è parte. Prima Corinzi 12, 27. Ora voi siete il corpo di Cristo. Alleluia! È meraviglioso questo fatto e questo passo, questa realtà. Voi siete il corpo di Cristo, alleluia. Noi siamo parte del Signore, noi siamo il corpo del Signore, siamo membra del Signore, siamo membra del corpo di Cristo. E il corpo di Cristo
è la Chiesa nel suo insieme. L'opera di Dio si manifesta attraverso i vari fratelli, le varie sorelle che compongono il corpo di Cristo e noi siamo condizionati positivamente, incoraggiati e in qualche modo educati a camminare nelle vie del Signore da tutti i nostri fratelli che vivono la stessa nostra esperienza. Ci influenziamo positivamente e reciprocamente. La parola del Signore dice in Romani 3:23: tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Se la regia può trasmettere per favore questo verso: tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Ma sempre l'Apostolo Paolo, nella lettera ai Romani, al capitolo 6, al verso 23, dice infatti: il salario del peccato è la morte, ma il dono gratuito di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù nostro Signore. Allora la salvezza che noi otteniamo credendo in Gesù produce la santificazione, cioè la trasformazione progressiva della nostra mente, dei nostri pensieri, del nostro modo di ragionare. E quindi non siamo più vittima del peccato. Il salario del peccato, cioè la conseguenza diretta del peccato, è la morte. In greco la parola morte significa separazione. C'è la morte fisica, che è la separazione del corpo dalla parte spirituale, dall'anima, dallo spirito, e c'è la morte spirituale, che è la separazione dell'essere umano da Dio. Quindi l'Apostolo Paolo nella lettera ai Romani dice che il salario del peccato, cioè ciò che il peccato ci fa meritare, il salario è il risultato di ciò che operiamo, è ciò che ci meritiamo, ciò che ci siamo guadagnato, è la morte. Ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù. Quando accettiamo Gesù Cristo come unico personale salvatore, noi riceviamo la vita di Gesù, noi riceviamo il DNA di Dio. La vita eterna non è qualcosa che vivremo un giorno, e anche quello ci mancherebbe, noi crediamo nella vita oltre la morte, ma la vita eterna è il tipo di vita che è quello di Dio. Quando noi accettiamo Gesù Cristo, la vita di Dio viene inserita dentro i nostri cuori, dentro di noi, e noi non viviamo più una vita naturale, ma viviamo una vita soprannaturale. Chi segue il mio programma del mercoledì alle 18 qui su Parole di Vita dal titolo Oltre il Naturale sa che io concetti di questo tipo li ho ripetuti continuamente. Noi viviamo nel soprannaturale, è la forma più gloriosa di vita soprannaturale, è la vita che ci permette di vincere il peccato, di non essere schiavi del peccato, di avere la vita eterna, la vita di Dio. Il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù nostro Signore. Notate questa ultima espressione: in Cristo Gesù nostro Signore. Quella parolina in, fondamentale, significa grazie a Cristo Gesù nostro Signore. Significa nella relazione che si ha con Cristo Gesù nostro Signore. Gesù Cristo è il nostro Salvatore, ma ora Gesù Cristo diventa il nostro Signore, colui che guida la nostra vita, la nostra esistenza. E voglio a conclusione rendere chiaro questo concetto. Quando si parla della salvezza dal peccato, non si parla solo del perdono del peccato, del perdono dei nostri peccati, e certamente il perdono è fondamentale, ma si parla della vittoria sul peccato. Prima di essere salvati, non solo noi viviamo o vivevamo sotto la condanna del peccato, ma eravamo schiavi del peccato. Anche se volevamo fare qualcosa di buono, non lo potevamo fare. Anche se avevamo il desiderio di vivere una vita coerente con la parola di Dio, non ne avevamo la forza. Ma quando noi abbiamo accettato Gesù Cristo come Salvatore,
Signore, è successo qualcosa di straordinario. Dio ci ha dato la vita eterna. Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me, dice l'Apostolo Paolo ai Corinzi. È la vita che ora vivo nella carne, cioè nella mia mente, nel mio corpo, qui sulla terra. Quella vita io la vivo nella fede in Cristo Gesù che tanto mi ha amato. Alleluia, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Ora Cristo è talmente in me e io sono talmente in Lui che la mia vita la vive Lui. L'espressione della mia vita è l'espressione della vita di Dio. Allora capite quanto sia importante la persona di Gesù Cristo nella nostra vita. Ho detto, il titolo era ed è la roccia della nostra fede, la salvezza attraverso Cristo. Siamo salvati nel senso che siamo perdonati, ma siamo salvati perché è nel senso che siamo liberati dalle catene del peccato. Una volta eravamo schiavi del peccato. Infatti la parola di Dio dice che chi commette il peccato è schiavo del peccato. Ma nel momento in cui abbiamo accettato Gesù, abbiamo cominciato a sentire una liberazione progressiva dalle grinfie del peccato. E se tu stasera sei lì e mi ascolti e sai che ci sono delle cose nella tua vita che ti tengono prigioniero del nemico, vorresti non fare delle cose e non riesci e quindi le fai, vorresti fare altre cose, non riesci e quindi non le fai. Io stasera ho una bella notizia per te. Non solo Dio ti perdona se hai accettato Gesù Cristo come personale salvatore del Signore, ma ti dà la potenza di non peccare più. Paolo lo dice con chiarezza: noi non siamo più schiavi del peccato, noi siamo stati liberati una volta e per sempre dal peccato. Ecco perché Gesù, parlando con Pietro, ha detto quella famosa frase: tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa e le porte dell'inferno non la potranno vincere. Su quale pietra? Sull'affermazione, sul fatto, sulla realtà che Gesù è il Signore, Gesù è il Salvatore, Gesù è il Figlio di Dio, Gesù è venuto per vincere il peccato, per vincere le conseguenze del peccato, per vincere la morte, prendere autorità sulla morte, distruggere la morte e il peccato e renderci liberi una volta per sempre. Allora dicevo, se tu sei lì e ti trovi nella condizione che non riesci a liberarti del tuo peccato, questo è il momento per pregare insieme a me. Padre, nel nome di Gesù, che ogni persona che mi ascolta, che possa ricevere il messaggio di salvezza in Cristo Gesù. E penso a quella persona che prega e che recita preghiere e che si rivolge a questo o a quell'altro santo, a questa o quell'altra entità spirituale cercando aiuto. Io voglio pregare per questa persona e dichiarare nel nome di Gesù: tu sei libero in Cristo Gesù. Non c'è un altro nome dato agli uomini per essere salvati. L'unico nome è il nome di Gesù Cristo, il Signore. Alleluia. Gloria al Signore. Gesù è il centro della vita. Gesù è il centro del cristianesimo. Non c'è cristianesimo senza Cristo. E Cristo non è un elemento, come dire, superficiale o secondario del cristianesimo. Cristo non è un elemento secondario, Cristo è il fulcro del cristianesimo. L'Apostolo Paolo diceva: in Lui noi siamo Cristo, in Lui noi viviamo. La nostra vita gira attorno alla persona di Gesù Cristo. Egli è il nostro Salvatore, egli è il nostro Signore, egli è la nostra salvezza. Egli è il Salvatore. Alleluia. Grazie Signore che tu ci hai ascoltato stasera e tu toccherai quelle persone che si sentono disperate, che hanno bisogno del tocco di Dio mentre stanno ascoltando. Padre, che il tuo Spirito riveli ai loro cuori la parola del Signore. E lo Spirito Santo ha un ruolo fondamentale
perché la verità si manifesti e le persone la conoscono. Nel principio era la parola, e la parola era con Dio, e la parola era Dio, e la parola, Cristo Gesù, si è fatta carne. Nessuna delle cose fatte è stata fatta senza della parola. In Lui ogni cosa fatta è stata fatta. Cristo è il fondamento del cristianesimo. Cristo ne è il fulcro, Cristo ne è il centro. Senza Cristo non c'è cristianesimo, senza Cristo non c'è vita eterna. In Cristo noi abbiamo una vita e una vita abbondante. Se tu ricevi Gesù Cristo stasera, lì dove ti trovi, Gesù Cristo diventerà la tua fonte di salvezza e tu sarai liberato una volta e per sempre dalla potenza del peccato, dalla condanna, ma anche dal potere del peccato. Non siamo più schiavi, siamo stati liberati in Cristo Gesù, nostro Signore. Dio vi benedica, Dio vi sostenga e vi renda capaci di vivere una vita santificata in Cristo Gesù. Amen. Amen, amen, amen. Grazie, grazie, grazie. Voglio far ripassare il Amen. numero di telefono e chiedere alle sorelle e ai fratelli che telefonano. Non chiamate adesso perché ho sentito il telefono che continua a suonare. Prendete il numero e poi telefonate. E poi telefonate perché il fratello è un supervisore di tante chiese. Vi può essere di aiuto se voi cercate una chiesa. Vi può indicare la chiesa giusta. Lo facciamo anche Alleluia. noi, lo abbiamo fatto, però realmente tante zone non conosciamo e non vorremmo mandarvi da qualcuno che non sappiamo che pesce vende, come si usa dire. E perciò vogliamo curare anche questa parte. Allora, vuoi ripetere dove sei in breve, Sì, noi così? abbiamo la sede a Città Sant'Angelo, in provincia di Pescara, in pratica Pescara Nord. Abbiamo una chiesa lì, ne abbiamo un'altra a Porto San Giorgio nelle Marche, a Porto Recanati, sempre nelle Marche, a Roma. Abbiamo un'altra chiesa a Campobasso. Insomma, ci sono diverse località, ma chiamando questo numero io posso indirizzarvi a queste chiese, non solo, come diceva il pastore, abbiamo relazioni con tantissimi altri servitori di Dio in diverse parti d'Italia e quindi se mi chiamate io posso indirizzarvi e vi incoraggio a farlo perché avete bisogno di una chiesa, avete bisogno di pastori, avete bisogno, come si diceva, di essere parte del corpo di Cristo. La nuova nascita è solo l'inizio di un cammino, ma poi questo cammino va fatto insieme ad altri fratelli per essere fortificati dal Signore. Quindi ricevo con piacere le vostre telefonate. E il fratello ancora di più, anche con l'estero, ha molti rapporti, perciò qualcuno che ha qualche figlio in giro, a noi succede, chi dice in Nigeria, chi qua, chi là, noi cerchiamo sempre di mettere il meglio che possiamo per Amen. essere di aiuto. Noi vogliamo fare consulenza spirituale finché viviamo, dopo ci pensa Alleluia. Dio, eh? Come dici Alleluia. tu? Va bene, Dio ti benedica e grazie. Ed ora Grazie a abbiamo il voi. fratello Emanuele Ciamei, credo che sia anche lui già dietro la tenda. Pace a te. Mi senti? Pace, pace a tutti. Sì, Grazie al sento bene. Signore. Allora, Emanuele, anche tu dici dove sei, così mettiamo anche il numero se qualcuno ha Io sono a bisogno. Roma, io sono, sì, a Roma, Ecco, però Roma è Est. anche nel Lazio hai una buona conoscenza, se devi Certo, indicare qualcuno. assolutamente sì. Perciò, Certo, sorelle, sì. fratelli, approfittiamo perché noi non facciamo chiesa. Quando diciamo che certe chiese non funzionano, è che per dirvi state attenti dove andate, perché a volte mi spiego, quando andate in una chiesa è come quando andate al ristorante, se è la prima volta che andate vi fanno mangiare male, non ci ritornate perché dopo potreste avere mal di pancia, così è anche la chiesa. Però dove abbiamo la certezza che ci sono servitori del Signore che con passione curano le pecore, perché essere pastori bisogna avere passione per le pecore,
Sì, perché le pecore hanno bisogno di una cura particolare. Il pastore non può fare solo il pastore, deve anche cercare di essere un buon veterinario, perché molte volte deve capirle quando non parlano, perché molte pecore parlano di tutto e di più, ma non parlano delle necessità spirituali. Allora c'è bisogno di un pastore che abbia la passione. E perciò quelli sono quelli che aiutano anche quando non parliamo, lo Spirito Santo si serve di loro per individuare che cosa abbiamo. Ho detto veterinario perché? Perché il veterinario deve capire che cosa ha un animale e non è come quando andiamo noi dal dottore, gli diciamo il ginocchio, la pancia, l'animale non dice niente, deve essere tutta una capacità e una conoscenza del fenomeno per aiutare un animale che non parla. Bene, fratello, adesso vai avanti e lasciati guidare dallo Spirito Santo. Ogni tanto passa il numero, gli hai dato il numero alla regia. Va bene, però non chiamate adesso per cortesia, perché è facile che fate cadere la linea. Prendete il numero e poi chiamate a vostro quando avete tempo. Va bene? Fratello, ti seguiamo, vai avanti tranquillo. Grazie, grazie, grazie. Bene, ringrazio veramente il Signore per questa opportunità, per questo che possiamo condividere insieme. Avevo un verso nel cuore, è il verso che troviamo nel Salmo 119, il verso 18, quando il salmista fa un'espressione così bella: Signore, apri i miei occhi e io contemplerò le meraviglie della tua legge. E mi ha fatto saltare questo verso la prima volta che lo lessi, perché mi porta a fare una prima considerazione veramente importante, che nella parola di Dio ci sono meraviglie. A volte veramente pensiamo che sia un bellissimo libro che raccoglie versetti, storie, ci sono cose che ci incoraggiano, ma il salmista va oltre tutto questo, no? E quello che riesce a metterci davanti è proprio un'espressione meravigliosa. Nella tua parola ci sono meraviglie. Apri i miei occhi perché io possa vedere le meraviglie della tua legge. Quindi ogni volta che noi ci approcciamo alla parola di Dio, siamo di fronte alla parola di Dio, siamo di fronte a una grande contenitore di meraviglie, dove ci sono delle meraviglie per noi, per l'essere umano, è qualcosa di grande, di unico, di speciale. E questo a discapito di tante volte che noi siamo distratti, no? Dalle circostanze, e quello che possiamo fare a volte è solo leggere dei versi. Leggiamo la Bibbia e rimaniamo così un po' interdetti, un po' freddi, un po' disattenti. E questo ci porta a capire che non c'è niente nella vita, non c'è niente intorno a noi, non c'è niente che possiamo immaginare al di fuori della parola di Dio che abbia in sé una meraviglia come la parola del Signore. Perché? Perché intorno a noi non troviamo niente di simile? Perché nella parola noi troviamo Dio, conosciamo in profondità il suo carattere, il suo cuore, i progetti che ha avuto per noi, quello che ci ha preparato, che possiamo vivere oggi, quello che vivremo un giorno con lui. E tutto questo veramente apre uno scenario che niente. Altro, veramente neanche studiando università, corsi, non so cosa, facendo viaggi, potremmo mai scendere in una bellezza simile. La parola di Dio ci fa conoscere Dio e questa conoscenza, capite che per l'uomo è fondamentale, per noi sapere Dio, quello che chi è, che cosa può fare per noi, come può cambiare la nostra vita, per noi questo è veramente qualcosa di unico.
Tanto per capirci, faccio un esempio. Qualche settimana fa sono stato in un carcere a dei battesimi e si sono battezzate delle persone ergastolane che avevano dei precedenti assurdi, veramente. Parlo di omicidi, parlo di cose veramente umanamente da far rabbrividire. Ma la conoscenza della parola di Dio, quando hanno cominciato ad approcciare la parola di Dio, quando questa parola è entrata dentro, quando la salvezza è entrata a far parte della loro vita, queste persone hanno cambiato. E uno di loro mi ha detto: io da quando conosco il Signore ho ripreso a dormire, ricomincio ad avere pace nella mia vita. Io ero tormentato la notte, ero veramente pieno di incubi, ma da quando ho conosciuto il Signore, da quando io leggo la Bibbia, da quando io scendo nella profondità della Bibbia, io ho conosciuto la pace, la vera pace. Perciò capite che tutto questo scenario così bello, il diavolo farà del tutto, no, per non farci arrivare lì. Farà il possibile con la società, con le idee della società, con i pensieri sbagliati, le amicizie sbagliate, tutto concorre affinché poi noi alla fine, come esseri umani, vediamo più il problema piuttosto che chi può risolvere i nostri problemi. Quando parlo di problema, io parlo non dei problemi spiccioli, anche se Dio vuole far parte delle piccole cose nella nostra vita, ma io parlo di problemi importanti, di queste tormenti che ha l'uomo, di questi mali spirituali che ha l'uomo, che sono frutto del peccato. E l'uomo prova del tutto, si gira intorno, va alla ricerca chissà di quale santone o corrente spirituale per risolvere. Il diavolo cerca di tutto perché l'uomo non deve arrivare alla Bibbia, non deve arrivare alla salvezza, non deve conoscere Dio, perché sa che Dio può cambiare veramente la vita dell'uomo. Perciò ecco che c'è una battaglia spirituale quando noi andiamo di fronte alla Bibbia. E il salmista è per quello che dice: apri i miei occhi, chiedi aiuto al Signore, perché solo Lui può aprire i nostri occhi. Se Dio non ci apre gli occhi, non potremo mai vedere le meraviglie della sua parola. È questo quello che viene detto. Ed è vero, se lo Spirito Santo non ci apre la vista, se non ci fa vedere cosa c'è dietro a quei versi, noi non vedremo mai e poi mai nulla. È importante, quindi, quando andiamo davanti alla parola di Dio, quando vogliamo spendere del tempo nella sua presenza, pregare: Spirito Santo, apri i miei occhi, aiutami a comprendere, aiutami a capire che tesoro ho io tra le mie mani, aiutami a capire che cosa c'è qui davanti a me, perché forse per tempo l'ho lasciato dentro a uno scaffale, per tempo l'ho lasciato su un comodino, forse non gli ho dato mai il giusto valore. Ti prego, Spirito Santo, apri i miei occhi affinché io possa vedere questa grande meraviglia. E nella Bibbia poi ci arrivano le storie proprio a supporto di questo. Penso che siamo tutti a conoscenza della parabola del figliol prodigo, questo ragazzo che vive in un contesto, in una casa dove c'è un padre, un fratello, dove c'è il benessere, dove aveva tutto, ma quello che era fuori da questa casa lo interessava in qualche modo. Forse gli amici che dicevano che guarda, ma quanto tempo perdi, c'è del bello fuori, c'è il divertimento, fuori non c'è il controllo di papà. Questo a volte è qualcosa dei giovani, no? Non ti vedono i genitori, non ti vede nessuno e puoi fare quello che vuoi. Questo ragazzo alla fine decide di lasciare tutto, dice la parabola del figlio prodigo, proprio per andare a cercare questa felicità, questa gioia. Si fa dare la sua parte e comincia una vita a spendere a destra e a sinistra, finché non si impoverisce. E questo è un grande insegnamento, perché il mondo non arricchisce la vita nostra, il mondo ci impoverisce. Tutte quelle situazioni che noi incontriamo nel mondo, che avevamo prima di forse di conoscere il Signore, che forse stai vivendo adesso,
Non so se sei legato a qualche gioco o c'è l'alcol, c'è qualche cosa che fa parte della tua vita. Questo impoverisce la tua vita. E questo non dà valore, non ti arricchisce. E questo ragazzo, appunto, dice la storia, finisce in una povertà estrema, va a finire a dormire nei maiali, finisce qualcosa in uno stato pietoso rispetto a dove, da dove veniva. Ma fa un pensiero a un certo punto e dice: ecco, questo farò, tornerò a casa del padre. Come per dire, è lì che io avevo veramente la pace e la gioia, era lì che io stavo bene, è lì che io devo tornare per stare in pace con me e con mio padre. E allora cosa ci insegna? Che a volte quello che andiamo a cercare fuori non è quello che fa bene per noi. Nella parola di Dio abbiamo ogni cosa, nel Signore noi abbiamo tutto, nel Signore noi possiamo trovare ogni benedizione. Lui mette nella sua parola delle profezie, delle promesse sulla nostra guarigione fisica, spirituale, sulla nostra vita di coppia. Parla di vittorie assurde che si possono avere laddove noi già declariamo la sconfitta. Dio veramente nella sua parola ci dà tanti strumenti, meraviglie che noi possiamo far nostre e vivere su questa terra con quella vittoria che lui vuole che abbiamo. E le prove ci sono i momenti difficili, ci sono le situazioni dove veramente gridiamo aiuto. Chi ci può aiutare su questa storia? Chi può far in qualche modo da scudo? Chi si può prendere cura di noi? Quando tutti girano le spalle, quando tutto sembra che sia contro di noi, ti dico che la parola di Dio lì fa qualcosa che nessuno è capace a fare. È scritto: tu rialzi lo stanco, tu riesci a fare una cosa che altri non fanno, tu riesci a rialzarmi quando io sono distrutto a terra. E questo è un miracolo, è il miracolo della parola di Dio, delle meraviglie, di quello che lui ha lasciato scritto, perché la parola di Dio è potenza. Dice Paolo che l'Evangelo è potenza di chi predica, è qualcosa di unico. Di cui noi abbiamo estremamente bisogno. Non pensare che la puoi leggere una volta ogni tanto. La parola di Dio non è un libro che uno legge sul treno durante un viaggio oppure un bel libro da mettere lì da consultare una volta ogni tanto. Deve essere uno strumento, deve essere qualcosa che noi usiamo per stare sulla faccia della terra. E dobbiamo usarla per conoscere il Signore, dobbiamo approcciare per capire che cosa vuole Dio dalla mia vita, che cosa ha preparato Dio per la mia vita. Spesso andiamo a chiedere a destra e a sinistra: ma fratello, qual è il piano di Dio per la mia vita? Fratello, ma cosa vuole il Signore che io faccia? È scritto nella sua parola. Tutto quello che è scritto là è qualcosa che rimarrà per sempre scritto e nessuno può aggiungere e togliere nulla da quello che è scritto nella parola di Dio. È il libro più attaccato, il libro più preso di mira dalle correnti politiche, lo vogliono distruggere, non lo vogliono far entrare negli stati, l'hanno proibito in tante situazioni, eppure è il libro più venduto. Perché? Perché dentro c'è la verità della parola del Signore, lì dentro l'uomo cambia, lì dentro conosce Dio e Dio quando viene conosciuto, viene amato e si aprono le porte del cuore e questo fa veramente di lui qualcosa di nuovo. Le preghiere che dobbiamo fare quindi al Signore è: Signore, apri i miei occhi, che siano occhi pieni di fede, voglio vedere la tua gloria. Ti prego veramente, quando ti metti lì di fronte alla parola di Dio, e se non lo fai, l'invito che ti faccio è inizia
la mattina, passa del tempo, prenditi del tempo, appartati, mettiti tu la parola, ti metti lì, ti leggi un verso e prima di aprire, prima di iniziare, Signore, apri i miei occhi, apri i miei occhi che io possa vedere qualcosa di profondo, di bello e di meraviglioso. Voglio vedere veramente quello che tu vuoi dirmi. E io ti dico, per esperienza personale, che tu troverai un messaggio fresco ogni mattina, anche se ritorni su versi che sono stati letti, come spesso accade, leggi dei versi, poi li rileggi, dici, oddio, sto verso sta a dire una cosa che non avevo mai sentito. È perché è la bellezza della parola di Dio, questo libro meraviglioso che io ti invito veramente a far tuo. Se non ce n'hai uno, cercalo, chiedilo, non rimanere senza, perché ti stai perdendo il libro delle grandi meraviglie, delle uniche meraviglie. L'uomo dà dei titoli ai libri, il libro delle meraviglie, ce ne sta qualcuno che gira così, ma niente è equiparabile alla parola del Signore. Perciò io questa sera ti invito con tutto il cuore ad andare a Cristo, andare a Lui e dirgli: Padre, apri i miei occhi, ti prego, apri gli occhi che io possa vedere per fede le tue meraviglie. Ti prego, Padre, nel nome di Gesù, che io possa conoscere a fondo le tue promesse, che possa conoscere a fondo il tuo carattere, il tuo cuore, conoscere quanto mi ami. Ti prego, Padre, nel nome di Gesù, che io possa attraverso la tua parola entrare nelle profondità affinché la tua gloria entri nella mia vita, e quando entrerà nella mia vita, entrerà dentro casa mia, entrerà intorno nei miei amici, perché noi saremo veramente dei evangelisti lì dove tu ci manderai. Padre, che la mia bocca sia piena delle meraviglie che tu hai preparato, che il mondo sia veramente pronto ad ascoltare le grandi meraviglie che tu hai preparato per loro. Padre, apri i miei occhi, te lo chiedo nel nome di Gesù Cristo, questo nome grande e meraviglioso che è benedetto in eterno. Grazie, Grazie. grazie signore, grazie. Grazie, Grazie Francesco. Emanuele. Noi facciamo ripassare il tuo numero e tu ci Sì, ripeti dove sei, così se a Roma. qualcuno ha bisogno ti telefona. E vogliamo Certo. salutare anche i carcerati, visto che tu ci stai, perché molti ci seguono veramente. Ti seguono, mi hanno detto che ti seguono, Sì, seguono il programma. molti si nutrono e ci ringraziano e anzi voglio ricordare in questo momento che noi abbiamo associazioni che lavorano nelle carceri e che mettiamo insieme calendari 4, 5.000, 6.000 per questo. Se senti nel cuore tu, dovunque ti trovi, di collaborare con i carcerati, li puoi ordinare da noi e noi li diamo a chi lavora nelle carceri in questo momento. Cari fratelli e sorelle nelle carceri, vi salutiamo e preghiamo per voi che lo Spirito Santo continui ad operare e a portare vita nuova. Bene, Emanuele, grazie, Dio ti benedica Grazie e alla prossima, Dio piacendo. a voi. Pace del Signore, pace, 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 pace. pace. Adesso dovremmo avere il fratello Montagna, è uno grande, è proprio il nome appropriato. È Nome di fatto. una montagna grande, una roccia, pace. Pace a voi, pace a Allora, te, cari. mentre mettiamo il numero anche a te, dici dove sei, così se qualcuno ha bisogno di consulenza spirituale, se ha bisogno, è facile che noi a volte ci sono delle persone che cercano una chiesa e poi i pastori non diciamo dove siamo. Non è che non vogliamo farci conoscere, è perché molte volte parlare troppo di chiesa dimentichiamo di parlare di Gesù e questo è il guaio. Però ci vogliono tutti e due, ci vuole Gesù prima e poi ci vuole anche la Chiesa e camminano Certo. insieme. Bene, allora noi siamo proprio vicino al carcere invece, non dentro. Lì ho fatto per un po' di tempo veramente un volontariato forte, grazie ai pastori che mi permisero di entrare a Poggioreale, a Firenze, a Torino, a Milano. Questi sono i padiglioni. Però noi abbiamo la chiesa a 500 metri in linea d'aria dal carcere di Poggioreale, in via Federico Persico, numero 6, e poi siamo dislocati un po' su tutto il territorio napoletano, però va bene questa. Noi ci riuniamo il martedì per la preghiera, abbiamo una casa di preghiera,
Poi abbiamo il giovedì un insegnamento molto, molto mirato. In questo tempo sto trattando la rottura dell'iniquità. Poi questo è il giovedì alle ore 18:30 inizia il servizio e la domenica sera c'è il culto familiare tutti insieme. Poi il sabato ci sono i giovani, il venerdì abbiamo le riunioni in casa, quindi non riposiamo proprio mai. Il lunedì ci sono le prove e le riunioni, e il mercoledì una volta al mese mi incontro con tutti i collaboratori, la leadership. Quindi siamo in via Federico Persico, numero 6, Napoli, zona Arenaccia. Ok, siamo proprio a Napoli centro praticamente. Vabbè, tu ci sei stato con Suagart, il figlio di Suagart, venisti, se ben ricordo. Bene. Bene, allora chi ha bisogno prenda il numero. Per cortesia però non chiamate adesso, se no fate cadere la linea, come abbiamo sentito con il fratello che continuavano a chiamare. Voi chiamate che poi saranno loro stessi ad indicarvi nelle vicinanze dove vi trovate. Anche se siete un poco lontani, noi abbiamo una vasta conoscenza territoriale, perciò possiamo sempre esservi di aiuto. Bene. Fratello Pasquale, c'è una mezz'oretta, confezionatela al meglio e bene, andiamo avanti, dacci quello che il Signore ti ha messo nel cuore e lasciati un poco di spazio per la preghiera. Ok, okay. Bene. Bene, innanzitutto pace a tutti, è sempre una gioia per me essere qui, questi sono i ringraziamenti di quello che è il lavoro. Questa sera voglio parlare di un potere molto forte, che è quello di pianificare le cose, la pianificazione. Per esempio la TV che noi stiamo vedendo in questo momento ha avuto una pianificazione, e prima di essere pianificata era un pensiero, quindi un desiderio che è diventato forte. Poi Dio ha dovuto provvedere all'economia per questo. Purtroppo dobbiamo nominarla questa, perché purtroppo a fine mese, se lui non paga il satellite, se non paga il distributore di segnale in chiaro, praticamente la TV viene oscurata per mancanza di fondi. Quindi diventa questa passione, poi diventa un piano. Cosa faremo? Compreremo questo, compreremo quello, e poi i primi contatti. Quindi inizia la TV, parola di vita. E così tutte le cose, quando vengono pianificate attraverso un pensiero ben definito e una mente lucida, nel senso che sa quello che vuole, praticamente fa un progetto. Quindi il potere della pianificazione porta a un cambiamento, perché quello che avevi in testa diventa materia, cioè diventa realizzazione. E lì affronti cose che non avevi a conoscenza, la pensi in un modo, poi quando la vedi è in un'altra, ma deve avere quella funzionalità. Il principio è che abbia quella funzionalità stabilita affinché nella trasformazione prenda il corpo che deve funzionare. Ok, ho fatto l'esempio della TV. Allora, Matteo capitolo 9 verso 9 c'è un incontro speciale tra Gesù e Matteo Levi, dove Gesù lo incontra e gli dice seguimi. Ok, se potete mettere questo versetto, altrimenti lo leggo io, lo cerco. Vabbè. Praticamente che cosa succede? Che Levi era lì al banco delle imposte. In questo caso non è Levi colui che ha pianificato le cose, lei viveva il suo piano, Matteo viveva quello che aveva già stabilito, probabilmente familiare. Ok, quindi questo lo ha portato ad essere quello che lui era, un uomo che riscuoteva le tasse acquistando i diritti dall'impero romano, quindi era molto odiato, no, in Israele. Lui, ma tutti quelli che facevano questo lavoro, no? Come Zaccheo più avanti, ma c'è stata una pianificazione nel piano già definito.
Quindi quando Dio arriva nella nostra vita, noi già siamo quello che abbiamo pianificato, perché quello che siamo oggi è quello che abbiamo costruito ieri. Quello che saremo domani è quello che stiamo costruendo oggi. Quindi le cose non avvengono in un momento, perché noi abbiamo il problema dello spazio-tempo. Mentre in cielo le cose già sono definite, non predefinite, definite. Le cose sono eterne, sono irremovibili, sono così e non cambiano. Ok? Quindi Matteo riceve questo incontro. Gesù aveva stabilito di incontrarlo. Quando arriva la pianificazione, cambiano molte cose. Nel caso di Levi ci sono tre cambi molto forti. La prima cosa, Dio cambia il suo destino. Quindi quando arriva una nuova cosa, qualcuno mi ha detto, ma se potessimo tornare nel tempo, come il film Ritorno al futuro con Jay Fox, l'attore, praticamente lui tornava nel passato per mettere a posto il futuro, perché ha visto questo film. Ha un significato molto potente, perché se dovessimo cambiare un solo secondo del nostro passato, oggi non saremmo qui, avremmo avuto un altro futuro, quindi un altro presente. Bene, quindi Gesù che cosa fa? Cambia il destino di quest'uomo da esattore di tasse. Gesù lo chiama al discepolato, poi all'apostolato e poi, come tutti gli apostoli, al martirio. Quindi gli cambia totalmente l'esistenza, gli cambia la dipendenza, lui non dipenderà più dalle cose terrestri, inizierà a dipendere dalle cose celesti e poi non dipenderà più da un'economia e dai romani o dal capo dei pubblicani in questo caso, ma dipenderà da Dio. Guardate cosa succede, questa triplice pianificazione che Gesù aveva già stabilito, io vi ho conosciuti prima della fondazione del mondo, praticamente è una pianificazione esatta, corretta, che va a rimettere in corso la nostra esistenza per l'eternità. Ok? Cerco di essere molto chiaro. Quindi la pianificazione ha il principio della preparazione. Questa è la strategia per compiere le cose. Quindi Gesù, prima di venire, pianificò la sua venuta nel mondo. Quindi il piano progettato era salvare l'uomo dall'ira giusta di Dio. Quindi lui è venuto con un piano ben definito. Ok? Quindi lui ha fatto tutte queste cose con una certezza profonda. Vi chiedo se mi potete aiutare di darmi Isaia capitolo 51 verso 16. Perdonatemi, imparerò pure a mettere in colonna, purtroppo non è che io sono così bravo. Questo ho bisogno di leggerlo e me lo devo cercare per forza, perderò tempo. Quindi ok, grazie. Quindi io ho messo le mie parole nella tua bocca e ti ho coperto con l'ombra della mia mano per spiegare nuovi cieli e fondare una nuova terra, per dire a Sion, tu sei il mio popolo. Quindi vedete, io ho messo nella tua bocca, quindi io ho dichiarato il mio piano al tuo interiore, alla tua persona, perché una persona che dice qualcosa non la dice all'insaputa di niente, specialmente le cose importanti. Quindi dice che il profetico è la pianificazione che Dio usa per stabilire le cose. Quindi Dio dice all'uomo le cose prima attraverso il profetico, e gli uomini che entrano in sua presenza, noi siamo ancora in un tempo profetico perché le profezie non sono finite, ce ne sono molte che si devono ancora compiere e queste accompagnano gli operai dell'ultima ora. Quindi praticamente la pianificazione mi dà una direzione con un'identità chiara di cosa sono. Questo è molto forte quello che sto dicendo. Quindi ognuno di noi è importante per Dio.
dobbiamo prepararci per un grande cambiamento, perché il destino cambia tutto di noi, l'autorità cambia tutto di noi, la dipendenza cambia tutto di noi. Quindi che cosa succede? Se siamo giovani o meno giovani, poco importa. Infatti Luca, capitolo 5, verso 10, dice che anche qui c'è un cambio improvviso. Gesù è così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci di Simone. Allora Gesù disse a Simone: non temere, da ora in poi sarai pescatore di uomini. Quindi vedete come Gesù ha cambiato totalmente il destino di questi tre uomini, che erano una società di pescatori che andavano lì al lago, pescavano e vendevano il pesce al mercato e avevano la loro economia per vivere. Quindi Gesù porta un cambio improvviso, ma improvviso non è, perché è stato pianificato. Quindi noi entriamo nell'ora di Dio quando accettiamo il suo piano. Quindi dobbiamo capire che in questo tempo, in modo particolare anche con la crisi israeliano-palestinese, quando c'è una guerra nel mondo, è un conflitto tra nazioni, un interesse di economia, frontiere, ma quando ci sono guerre importanti in Israele, questa è probabilmente la quarta intifada che accade, ma questa volta è molto forte, quindi praticamente c'è anche un cambio globale. Accadono cose che vengono cambiate sotto i nostri occhi e noi dobbiamo avere un'attenzione profetica per capire dove stiamo andando, ok? Per camminare bene nel destino. Dio ci guida, però c'è una cosa che Dio ha creato che nemmeno lui può controllare, è la volontà. Dio non può controllare la mia volontà e nemmeno la tua. La volontà dell'uomo non è controllabile, perché Dio ci ha creati con il principio libero, come lui lo è. Quindi la volontà può essere solo personalmente sottomessa, affinché la volontà dell'uomo e la volontà di Dio si allineano. Quando c'è questo allineamento, allora ecco che viene il regno. Ecco che comprendi le cose, cammini per fede, che è la porta per comprendere le cose dello Spirito, e cammini. Quindi praticamente, questo magari può essere un cibo un po' più forte, ma in un modo o nell'altro, con quello che sta avvenendo dobbiamo crescere, dobbiamo passare avanti dal basico e prendere su di noi veramente la responsabilità della nostra chiamata, ok? Che non è una piccola chiamata. Dio ci ha chiamato a raccogliere i perduti, l'ultima raccolta. Quindi se i salvati sono depressi, chi andrà dai perduti? Se i salvati sono sconcertati e non hanno compreso il piano di Dio, pianificazione, piano di Dio, chi andrà per noi? E qualcuno ha detto: manda me, no? Ok, quindi ci sarà sempre qualcuno che dirà: manda me. E questi sono quelli che hanno capito che la vita ha il vero senso, è quello di fare ciò che Dio ha stabilito per noi, perché lì vi è tutto l'equipaggiamento, tutto quello che serve per andare avanti. Sto tranquillo, così mi capite. Quindi le cose stanno per venire scosse, molto, in un modo favorevole. È tempo di cambiare tutto il cibo spirituale. Per iniziare dobbiamo confrontarci con noi stessi. Ci sono due cose che in particolare non possiamo controllare: il tempo, noi non lo possiamo controllare, e il cambiamento, noi non lo possiamo controllare, perché il tempo scorre senza sosta, e quindi alla fine del tempo Dio ci aspetta, è come una corsa, Dio è lì alla fine del tempo che ci aspetta, ma noi non lo possiamo controllare, nessuno può fermare un orologio. Questa sera si metterà si toglie l'ora legale, gli uomini possono stabilire di mettere un'ora in più, di mettere un'ora in meno, ma il tempo non si fermerà. Quindi significa che noi
dobbiamo permettere a Dio di controllare il dono che Dio ci ha dato, il tempo concesso. Quindi se noi perdiamo tutta la vita nel fallimento, nella mancanza di comprensione di che cos'è il piano di Dio nella nostra vita, abbiamo fallito, perché cerchiamo tutta la vita di portare la nostra pianificazione avanti, che Dio possa aiutarci a farlo. Ma Dio non ci aiuta a fare la nostra volontà. Dio ci vuole rivelare la sua volontà, affinché accettandola le volontà si allineano e nessuna potenza può abbattere l'uomo che è allineato con Dio. Quindi è lì il potere, è lì la chiave di vincere tutte le difficoltà. Poi pregheremo anche per le persone che sono in difficoltà. Quindi il tempo non è controllabile, il cambiamento non lo possiamo controllare, perché le cose cambiano, ma c'è un cambiamento che possiamo permettere. Da carnali possiamo passare a uomini spirituali, quindi permettere a Dio di penetrarci e iniziare la sua storia nella nostra vita. Infatti noi possiamo fare una cosa: possiamo controllare la crescita. Questo lo possiamo fare. Infatti in Giovanni capitolo 4, 34 dice, parla della grande raccolta, se mi date questa scrittura per piacere, grazie. Gesù disse: il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato a compiere la sua opera. Questa è pianificazione. Il padre ha mandato il figlio a compiere. I due si sono accordati e la cosa è venuta. Quindi la cosa che possiamo fare è gestire il tempo. Quindi la gestione del mio tempo è dove io lo dedico, dove io metto il cuore e la mente. Quindi il tempo e il cambiamento lo possiamo approcciare con le decisioni. Quindi devo decidere cosa voglio essere. Infatti Isaia 14, 24, credo che tra un po' mi fermo, Isaia 14, 24, se me lo date vi ringrazio. La Bibbia dice che la parola di Dio non può essere cambiata da nessuno, perché è stabilita. La parola di Dio è stabilita. Se non attuiamo la conoscenza divina, perdiamo il tempo. Infatti dice il Signore degli eserciti, ha giurato dicendo: in verità, come io penso, così sarà, come ho deciso, così avverrà. Quindi non è possibile cambiare la volontà del tempo. Dio può allungare, come ha fatto con Ezechia, può restringere. Per esempio, ad Ezechia gli allunga gli anni di 15 anni al re. Poi dice che per amore degli eletti Dio abbrevierà il tempo come un compressore. Dio allarga e chiude. Lui gestisce il tempo, ma noi non possiamo controllarlo, perché noi ci consumiamo nel tempo. Capite? Quindi se tu perdi tempo sempre nella stessa condizione, tu stai buttando il dono di Dio senza comprendere cosa Dio ha fatto di te. Cosa sei? Questo lo insegno domenica sera, se non c'è un programma importante, cioè se dovete seguire la TV, sempre prima la TV, però se siete liberi su Cristo Senza Frontiere, domenica sera tratterò proprio questa identità. Quindi, se non mettiamo in pratica la conoscenza divina, perdiamo il tempo per gestire le cose terrestri e non le cose eterne. Allora sarai gestito dal denaro, dalla paura e dalle circostanze. Denaro, paura e circostanze hanno un potere tremendo, tremendo. Ok, le circostanze, c'è guerra, mamma mia, dobbiamo fare la spesa. La paura, ora mi ammazzano. Il denaro, è sempre, siamo sempre in crisi. Quindi vedete come abbiamo questa debolezza a causa del peccato? Quindi, comprendiamo o non comprendiamo, le cose si evolvono velocemente, una dietro l'altra. Siamo in un costante cambiamento accelerato. Per esempio, vedi la TV,
è un apparecchio tecnologico, vabbè, tipo un cellulare, va. Esce un cellulare, magari le marche più importanti, costa 1.500 euro, dopo due mesi già dimezza il prezzo, dopo un anno vale qualche centinaio di euro, dopo tre anni tu stesso dirai, è vecchio, lo butti. Quindi praticamente è qualcosa che consuma la forza dell'uomo, il consumismo, questa illusione di essere qualcos'altro. Questo è molto, molto grave. Però la consistenza di un uomo dipendono da come ha gestito e utilizzato il tempo. Quindi quello che siamo è il risultato delle scelte fatte nel tempo passato. Quindi il punto forte, fratelli miei, è gestire il tempo. Io non lo posso controllare, perché quello che accade io non sono nessuno, ma posso gestire il tempo che Dio mi ha dato. Quindi se tu cominci a gestire il tempo, ti scrivi i punti deboli e prendi la parola di Dio, se sei un cristiano, se non lo sei, prendi la Bibbia, leggila e dillo, Signore, rivelami la tua presenza. Dio viene, Dio ti aiuterà. Ok, dicevano i nostri padri, se tu fai un passo, Dio ne fa due, ne fa dieci, ne fa cento. Quindi inizia a pianificare un incontro con Dio, oppure ricomincia a gestire il tempo per mezzo dello Spirito. Ok, uscite fuori dai circoli annoianti, dall'oppressione, dalla paura, dall'economia. Ok, mentre fate quello che state già facendo, ma non ha più il principio. Non ha più il primato, quello che fate, il primato è Dio, ok? Quindi questo è il vero unico successo che un uomo può avere. Purtroppo non puoi fermare il tempo e il cambiamento. Solo se entri nella volontà di Dio sarai trasformato per avere una scienza di gestione e ritrovarti alla fine dei tempi nella presenza di Dio. Quindi l'ultima scrittura, datemi Romani 12:2, poi pregherò. Quindi Dio vuole che noi fluiamo nelle stagioni. Non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. Questa scrittura è impressionante. Conformazione. Io sono stato conformato all'immagine e somiglianza di Dio, la decadenza mi ha portato a una conformazione sottomessa al peccato, agli spiriti che sono nell'area, quindi ho un ricordo vago di che cosa è la mia provenienza. La Bibbia dice che Dio ha messo nel cuore dell'uomo, vedi cuore, poi parlano di conscio e subconscio, quindi Dio ha messo nel cuore dell'uomo il ricordo dell'eternità. Quel ricordo si accende quando noi nasciamo di nuovo, quando lo Spirito Santo viene. E lì è un inizio, ma abbiamo bisogno di conoscere il proposito che Dio ha stabilito in noi affinché lo scopo di Dio attraverso di te si compia, quello di predicare il Vangelo, non quello di piangere. Molti cristiani sono costantemente in difficoltà, vanno in chiesa piangendo, cercando di risolvere le problematiche e non hanno una fronte di ferro. Non hanno un volto marmoreo nei confronti del male, dichiarando la parola di Dio vittoriosa in ogni momento. Quindi Dio vuole che tu entri nelle stagioni spirituali e non solo le quattro stagioni, ok? Non è estate, inverno, primavera, ok? Ci sono stagioni spirituali e ora siamo nell'ultima stagione. Qualcuno dirà, ma no, ma non è vero, ok? Ognuno pensa quello che vuole. Io penso come i fratelli antichi che 2000 anni fa dicevano Maranatà, Gesù viene, e lo spirito e la sposa dicono vieni. Quindi le profezie, ok, dicono chiaramente che Gesù è alle porte, e questo lo predicano tutti. Ma c'è una differenza da chi lo predica perché è biblico, quindi lo dicono, ma vabbè, Gesù ritorna, e ci sono quelli che dicono lo spirito e la sposa, dicono
vieni, Signor Gesù. Cioè quelli che vivono ogni giorno con la certezza che il Maestro ritorna ora. È una differenza. Questo è uno spirito addestrato alla dottrina, perché è dottrina che Gesù ritorna, ma l'altro è uno spirito infuocato per la passione in Dio. Sento ancora dire, vabbè Gesù, ma non è meglio che non torna ora, perché io devo comprare casa, mia figlia si deve sposare, ma che mi importa di quello che sta per accadere domani, ma questa notte fosse il giorno del ritorno del Maestro. Purtroppo ci sono delle cose, leggendo Matteo 24, Luca 21, ci sono profezie che stanno avvenendo ora, dove non posso nominare, perché sennò scateno una guerra. Se avete una Bibbia, cercate la parola Gaza e vedete nell'Antico Testamento cosa dice la Bibbia. Quindi la Bibbia non si sbaglia. I profeti parlano di Gaza, non vi dico nemmeno chi è il profeta, così magari ve la cercate da soli, poi direte, oh mamma mia, che cosa sta succedendo qua? Quindi le profezie corrono e noi siamo in una stagione dove probabilmente non ci sarà un'altra, ed è una stagione di piogge. Sapete, le stagioni della pioggia portano fertilità, portano che i campi cominciano ad imbiancarsi e c'è bisogno di operai. Gli operai ci sono, erano pochi allora, ora ci sono forse 1 miliardo, 2 miliardi di cristiani. Siamo in grado di predicare il Vangelo nella potenza di Dio. Dio ci proteggerà. Se qualcuno sarà martire, se qualcuno morirà, non si può fare niente. Ma la cosa importante, dico solo questo, poi preghiamo. Ecco perché l'uomo ha paura, perché pensa che il suo proposito si deve compiere quando si fa anziano. Magari il fratello Petrone ha ancora tanti anni da vivere, perché non ha trovato altri che hanno avuto questo coraggio, probabilmente. Ma non tutti compiono il loro proposito perché diventano vecchi. Ora vi dico due cose, diventerete, ma questo è pazzo. No, no. Mi dite una cosa, a quanti anni Gesù ha finito il suo proposito? E a quanti anni lo ha finito Stefano? Loro hanno compiuto o no? Ok? E qualcuno pazzo, come l'Apostolo Paolo, dirà ho combattuto il buon combattimento, forse non arrivava a 60 anni. Ok? E per me morire è guadagno. Quindi guardate che incontro ravvicinato con la pianificazione divina. E ora sento la presenza dello Spirito Santo, in verità. Perché la Chiesa deve avere certe dichiarazioni, bisogna osare di andare oltre queste barriere protettive che hanno impostato un pensiero ormai arenato, un pensiero ormai antico che non porta da nessuna parte. Il muovere dello Spirito è così piccolo, è come ai tempi di Eli. La parola era rara. I miracoli, i segni, i prodigi, ma ora siamo entrati in una nuova stagione, nell'ultima stagione, la stagione delle piogge. E dice che la stagione delle piogge si va a quantificare attraverso lo spargimento dello Spirito Santo su ogni carne. Quindi Dio sta per far piovere, anzi già è iniziata la pioggia. Chi lo vuole lo può ricevere, mettendo il manto della gloria che Dio sta piazzando sugli uomini infuocati per lui affinché il numero degli eletti si compia. Questo è il proposito divino, ecco lo scopo di Dio. Non è quanto tempo ho, ma come vivo il tempo che Dio mi ha dato. Come gestisco il cambiamento, come approccio la mia vita con quello che Dio mi ha stabilito. Se io questo lo vivo da religioso, c'ho il culto, bene, ok, andate sempre in chiesa, mi raccomando, ma non cambia niente, è sempre lo stesso, le tue paure non vanno via, le malattie non vanno via, i perché, i mai, sei, forse. L'altro giorno, Stavo con la mia macchina, voglio raccontarti questo, c'è un uomo della chiesa, di una chiesa, delle Assemblee di Dio, che è stato per me una persona ma veramente squisita. All'improvviso ho visto un cartello, anni 71 ed è morto questo uomo, non faccio il nome per rispetto, ho cominciato a piangere, non perché lui è andato, ma perché quello che faceva lui probabilmente
non lo farà nessuno. Questo uomo usciva da solo, metteva degli stand a San Giovanni, dove ha predicato il Vangelo a tutta San Giovanni. Se sono 80.000-90.000 abitanti, non c'è un uomo di San Giovanni che non ha visto un cartellone o un volantino che questo uomo meraviglioso, e non ha mai chiesto niente. E quando lui è andato, ha detto: Dio, chi coprirà questa cosa? E Dio sta dicendo: manda me, manda, chi devo mandare? Chi andrà per noi? Chi andrà per noi? Signore, ti prego che possiamo scuoterci, che possiamo svegliarci, che non dipende da quanto tempo vivrai, da quanto hai accumulato, da che proprietà hai, un giorno lascerai tutto qui, possiamo andare da un momento all'altro, e che Dio ci trovi nel campo raccogliendo i covoni, raccogliendo con gioia la messe è pronta. Dio sta spargendo il suo spirito. Uscite, andate, dichiarate il Vangelo, vedrete che Dio vi guarirà mentre andrete. Dio manderà un fuoco potente su di voi, sarete presi da un animo che è la passione per Dio e la sua opera, perché la fine dei tempi Dio ci aspetta, incontreremo Dio, incontreremo la verità, che non è un discorso ma è una persona, è Gesù, e lui vuole dire il nostro nome davanti al Padre: questi sono quelli che tu mi hai dato, papà, sono quelli che io ho pregato in Giovanni 17, hanno creduto, hanno predicato, hanno pagato il prezzo, sono stati perseguitati, le chiese li hanno buttati fuori, ma hanno continuato a dichiarare la potenza di Dio, e gli uomini hanno conosciuto me come Salvatore del mondo. Quindi quello che io ti dico, inizia a pianificare il tuo tempo. Quanto ti rimane, questo non lo sappiamo, come solo il Padre sa il giorno del ritorno del Figlio, così noi non sappiamo il giorno che andremo via. Queste domande le possiamo fare a Dio, ma Dio non ci darà risposta. Dio ci dirà: oh, che importa se io voglio che lui resti, tu seguimi e poi mi glorificherai. Ecco la pianificazione. Gesù ha pianificato il cambio di lavoro con Pietro, glielo ha dimostrato quando Pietro è andato a pescare perché aveva paura di non avere soldi e non pescò un pesce. Gesù disse: tu non hai capito che tu sei diventato pescatore di uomini, vieni con me in barca, andiamo. La barca stava affondando, una volta ne prende 153, lì vuole significare le nazioni, lì parla del mondo che deve essere pescato, ma la seconda volta le barche stavano affondando, gli disse Gesù: questo non lo puoi più fare, ora devi riempire il cielo di anime e mi glorificherai dove non vorresti andare. Quindi Gesù stava pianificando un'accettazione psicologica del conscio e del subconscio della fine della sua vita. Quindi quello che voglio trasferirti questa sera: alzatevi all'impiedi. Se puoi alzarti all'impiedi, metti la tua mano sul cuore, sulla fronte, e comincia a dichiarare: io da questo momento voglio che il tempo che mi rimane sia pianificato nella pienezza della tua volontà, che lo Spirito tuo Santo mi riveli il pensiero dell'eternità, che cosa sono, chi sono, perché sono qui. Tu non puoi sapere chi sei se non sai perché sei venuto, e non puoi sapere cosa devi fare se non sai chi sei. Quindi noi dobbiamo conoscere totalmente quello che siamo e da dove veniamo. A quel punto non avremo paura di niente. Io dichiaro nel nome di Gesù che questa sera, in ogni angolo dove arriva questo messaggio, si alzano giovani, vecchi. I vecchi avranno sogni, i giovani visioni. Guarda, lo spargimento dello Spirito Santo sta mettendo in subbuglio il secondo cielo. Lo spargimento dello Spirito Santo sta schiacciando l'inferno abusivo sul capo degli uomini. Dio sta scuotendo il cielo, Dio sta scuotendo la terra, il popolo del sacerdozio è in battaglia, deve ancora testimoniare, e noi dobbiamo supportare tutto quello che la Bibbia dice. Dobbiamo arrivare alla fine, e io voglio benedire le vostre case, io voglio benedire la vostra salute, voglio dichiarare che la vostra bocca non resterà zitta, che la vostra mente comincerà a essere prolifera nell'intendimento delle cose dello Spirito, che la parola, mentre la leggete, vi salterà in faccia come il leone della tribù di Giuda, e voi possiate ruggire e essere a fianco di Cristo nel liberare anime
liberare anime, liberare stregoni, liberare prostitute, liberare persone che sono in carcere, dicono che le persone dal carcere ci seguono. Io vi dico, ravvedetevi, non potete continuare a vivere così, perché la vita dura per un tempo che noi non conosciamo. Possiamo morire ora, ora è il momento in cui ci ravvediamo, ora è il momento che diciamo: Signore Gesù, lavaci con il tuo sangue, e la parola di Dio penetrerà, perché è spirito, quel potere di questa voce romperà ogni resistenza, elementi sono liberati, i cuori sono liberati, le anime sono liberate, lo spirito esplode, le iniquità vengono dissolte e si alza l'uomo originale in ognuno che ha il desiderio di essere pianificato o di entrare in quello che Gesù già aveva stabilito. Cambiò l'autorità, cambiò la sua eredità, Dio cambiò tutto nella vita di questi uomini. Levi era ricco e rinunciò alle ricchezze, cambiò la sua dipendenza. Signore, io voglio dipendere da te, è quello che viene dal cielo. Se siete pronti ad ubbidire, dice Eliseo, io vi darò i prodotti migliori del paese. Ma i prodotti quali sono? Oh, Dio ci darà le armi dello spirito per liberare, guarire, sanare. Io non ho tempo, posso continuare per ore, ma io so che Dio ora sta fluendo nella vita di qualcuno. Io dichiaro che ci siano battesimi di Spirito Santo. Telefonate, ditelo che Dio sta riempendo di Spirito Santo. Qualcuno viene guarito, qualcuno viene liberato, qualcuno prende coscienza della sua identità. Questo è quello che lo Spirito Santo vuole fare. Non fate programmi che sembrano spirituali, ma scrivete programmi per lo spirito. Non è la parola dichiarata, ma è la parola nella potenza. Io posso leggere Giovanni 3:16 con una bella voce. Oh Giovanni, poiché Dio ha tanto, ma quando comincia a fluire nello spirito, allora le eredità maledette vengono frantumate per il potere del sangue di Gesù. E io dichiaro che si alzano uomini pronti a metterci la faccia, ti criticheranno e che ce ne importa, ti espellono e grazie lo stesso, diranno che siamo posseduti, lo hanno detto a Gesù, tu fai questo per mezzo di Belzebù, paga il prezzo, oh paga il prezzo, oh paga il prezzo, e il prezzo sarà ripagato 100 volte tanto, nel nome di Gesù. Amen. Amen, amen, amen. Grazie Signore, grazie Signore. Grazie, grazie, grazie. Ma prima di dire grazie, tu hai detto che ci sono 2 miliardi di credenti nel mondo. Noi abbiamo un impegno davanti al Signore. Noi credenti abbiamo un impegno di aiutarli a crescere. Noi dobbiamo non soltanto dargli da mangiare ogni giorno, nutrirli, perché se no muoiono. Se nascono i bambini e non vengono nutriti, muoiono. Può esserci un grande evangelista che si salva, danno il cuore a Cristo 2 miliardi, ma se il giorno dopo non mangiano, muoiono. Noi dobbiamo nutrire i 2 miliardi e dobbiamo conquistare gli altri. Perché? Perché noi pastori dobbiamo curare le pecore. E perciò, e Gesù ha detto in Matteo 24:14 che noi, in tutto quello che succede, nel capitolo 24, capitolo 25 di Matteo, capitolo 21 di Luca, proprio perché sappiamo che il Signore sta per ritornare, noi tutti quanti, tutti quelli che si definiscono credenti, dobbiamo fare una cosa, annunciare il Vangelo, perché tutti lo devono sapere. Leggiamo questo verso, 24:14. Se no, poi, se le cose non funzionano, non è Dio che non li fa funzionare. Lui ha parlato, Lui continua a parlare, eppure stasera ci fa leggere. Questo Vangelo del Regno sarà, non dice, vedete se si può, sarà predicato. E sono i credenti, siamo i credenti,
sarà predicato in tutto il mondo, affinché ne sia resa testimonianza a tutte le genti. Allora verrà la fine. Noi, in stretta collaborazione con Dio, ci dobbiamo mettere ogni giorno per raggiungere il numero che Dio ha stabilito. Noi affrettiamo la venuta del Signore, non perché noi gli diciamo, come ha detto il pastore, restringiamo o allarghiamo il tempo. Noi dobbiamo fare il nostro dovere, come faceva Noè, che si dava da fare giusto nel tempo, che quando arrivò alla porta le due cose coincidevano. La porta si chiuse e il diluvio arrivò. Noi adesso dobbiamo muoverci nella predicazione del Vangelo, perché il numero si raggiunge e Cristo arriva, e i morti in Cristo risusciteranno prima e noi incontriamo il Signore nell'aria. Se noi come credenti non crediamo questo, allora la domanda è: che cosa abbiamo creduto? Noi perciò dobbiamo programmare, non più per che facevamo prima. Questa espressione ci fa comprendere. Il fratello ha detto: prima lavorava per Roma, quando incontrò Gesù che passò vicino alla sua gabella, prese la bancarella, la buttò per terra e disse: adesso, prima era Cesare, dopo era Gesù. Cesare poteva fare che voleva, e infatti la sua testimonianza portò il suo datore di lavoro a Cristo, perché Zaccheo era il suo capo. Se noi ci muoviamo così, vediamo che anche i nostri datori di lavoro si danno a Cristo, perché se no che facciamo? Bene, pastore, apostolo, pasquale, come ci dobbiamo chiamare? È importante che, Signore, aiutaci, perché ci sono di quelli, scusami, ci sono di quelli che chiedono: ma dobbiamo chiamare il fratello dottore, il fratello, Signore aiutaci, chiamiamoci fratelli, perché Gesù ci ha chiamato fratelli, e andiamo avanti, a Dio gli diamo del tu, e tante volte ci troviamo con fratelli che non sappiamo come dobbiamo dire, lei, voi, noi, che non si capisce niente. A Dio sia la gloria. Ti ringrazio della bella esposizione. Dio ti guidi. Pace. Grazie a te. Voglio ringraziarti io perché mi dai questa opportunità. E benedico tutti i pastori, tutti i fratelli, gli evangelisti, tutti quelli che collaborano. Gloria al Signore. Pace a voi. Pace, Dio ti benedica. Pace. Allora adesso abbiamo il fratello Tranfa. Pastore, benedetto sia il Signore. Fratello Federico, c'è qualche problema forse? Guardiamo. No, ci sei, pace. Pace. Ah, bene, ci sentiamo. Vogliamo fare anche con te come abbiamo fatto con gli altri. Dove lavori tu, ci può essere qualcuno che non sa che ci sei. Mentre passa il tuo numero, dove tu hai la Chiesa, perché noi siamo un poco in tutto il mondo, qualcuno ne può avere bisogno e sa che se nelle vicinanze, se ha bisogno di un po' di aiuto, aiuto spirituale, oppure se qualcuno si sposta nelle vicinanze dove sei tu, sa a chi si deve rivolgere, giusto in breve, va bene? Va benissimo, grazie. Mi senti? Ti sento, tutto a posto, puoi andare avanti. Ok, grazie fratello Petrone per l'opportunità in questa sera e a tutti coloro che stanno su questo canale, sull'internet e su anche le reti sociali. Un saluto anche a mamma che sicuramente starà lì guardando il programma. Io voglio continuare con la serie che ho iniziato 2 settimane fa. E questo è un buon momento come Chiesa
del Signore Gesù in tutto il mondo per parlare della manifestazione del potere, della potenza di Dio. E abbiamo dichiarato noi quest'anno l'anno dell'effusione della sua gloria, l'anno in cui il luogo arido diventerà una sorgente, sorgenti di acqua scorreranno sulle nostre case, sulle nostre famiglie, lavori. Noi crediamo certamente e lo dichiariamo nel nome potente di Gesù. E in questa sera voglio ricordarti un po' della prima manifestazione della potenza di Dio che incontriamo nella parola di Dio. Sono sette manifestazioni della potenza di Dio: Archai, Exousia, Iskous, Kratos, Dunamis, Energeia e Megaleotes. E abbiamo iniziato con il potere Archai. 2 settimane fa abbiamo parlato che la prima manifestazione che incontriamo nella parola di Dio, del potere di Dio, non è Dunamis, ma è il potere Archai. Archai si manifesta nella Bibbia come il potere che stabilisce i principi, è il potere che si manifesta quando c'è caos, quando c'è disordine, quando c'è oscurità, tenebre. In Genesi capitolo 1, versetto 1 dice: nel principio Dio creò il cielo e la terra. Or la terra era informe, deserta, e le tenebre coprivano l'abisso. Lo Spirito di Dio aleggiava su quelle acque. Lì nel principio si manifestò il potere Arcani, lo stesso potere che si manifesta in Giovanni, l'Evangelo di Giovanni capitolo 1 versetto 1, quando dice: nel principio era il verbo era presso Dio e il verbo è Dio. E questo potere, cari, chiamato anche in greco arcaio, arcai, è capace, come ho detto, di dare vita, di dare nuovi inizi. Viene a riordinare il caos che è nella vita delle persone. Oggi voglio dirti che qualcosa starà cambiando nella tua vita, nel corso della tua vita, se veramente tu ti metti nelle mani del Signore. Qualcosa accadrà in te. Ci sono persone che in mezzo ai loro problemi, in mezzo alle angosce che hanno, a un certo punto dicono che non c'è soluzione, tutto è perduto. E proprio in questi momenti, cari, quando arriva la manifestazione della potenza di Dio per poter fare grandi cose e poter fare la differenza nella tua vita, e le cose diventano diverse. Dio ha la risposta per te, voglio dirti in questa sera, e io credo che Dio ha una risposta per te, una risposta per le tue necessità, se tu ti metti nelle mani del Signore e se tu credi veramente che c'è la potenza di Dio manifestata per te e nella tua vita. Abbiamo bisogno, cari, di capire come operano questi principi, questi poteri, questa manifestazione dei poteri di Dio, e dobbiamo capire che, numero uno, Dio è la fonte di questi poteri. Negli ultimi giorni abbiamo visto manifestazioni e sono aumentate le manifestazioni di persone che si dedicano ad amministrare strani poteri, in modo tale che abbiamo visto e sentito di miracoli che si vendono, che le persone devono pagare per ricevere un miracolo da Dio. Ma la Bibbia mi insegna un'altra cosa, che il prezzo è stato pagato sulla croce del Calvario da Gesù, che ha versato il suo sangue potente per ognuno di noi e ha manifestato questi sette poteri sulla croce per ognuno di noi, e Gesù lo ha fatto e lo ha fatto perfetto una sola volta e per sempre sulla croce. Nella Bibbia, cari, negli Atti degli Apostoli, quando la Chiesa stava nascendo con segni, manifestazioni, con doni dello Spirito, moltitudini venivano ai piedi del Signore.
persone credevano e venivano anche con credenze occulte, venivano al Signore, ma in mezzo a tutto questo c'erano persone che volevano avere quel potere di Dio, volevano comprare quel potere di Dio con il denaro, e questo si chiama simonia. Atti degli Apostoli, capitolo 8, mi dice di un certo Simone, il mago, che praticava queste arti magiche, e la scrittura dice che le persone lo qualificavano come il mega dunamis di Dio, quando veramente quello che stava facendo non veniva, non proveniva da parte di Dio. E ci sono persone così che non capiscono qual è la vera manifestazione del potere di Dio con la manifestazione che anche il diavolo fa, perché anche il diavolo ha un certo potere per poter ingannare al mondo. Non ha il potere che ha Dio, ma ha un certo potere che inganna alle nazioni, al mondo e alle persone. Quindi la grande potenza di Dio che appare nel libro degli Atti, capitolo 8, con questo Simone, non veniva da parte di Dio, non era la fonte. E qui possiamo renderci conto che, parallelamente alla potenza di Dio, come ho detto, ci sono poteri che cercano di imitare il potere di Dio, ma la cosa impressionante è che il potere di Dio non ha limiti, non c'è nessuno che possa contenere il potere di Dio. Il potere di Dio è a favore di tutti noi affinché le cose possano cambiare. La volta scorsa abbiamo parlato di questo potere arcai, il potere che si manifesta, come ho detto, all'inizio di tutto. Tutti coloro che hanno bisogno di un'opportunità, qualcosa di nuovo nella loro vita per iniziare una nuova fase, una nuova stagione, a coloro che si aspettano qualcosa di nuovo, questo è il potere che si manifesta per concedere una nuova opportunità per te. E la settimana, due settimane fa, abbiamo analizzato due testi biblici in cui appare questa parola arcai, come oggi l'ho fatto, in Genesi capitolo 1 verso 1 e anche nel libro di nell'Evangelo di Giovanni capitolo 1 versetto 1. Però oggi ti voglio parlare dell'argomento di un'altra manifestazione della potenza di Dio, che è il potere exousia, il potere, l'autorità che il Signore ci ha dato ognuno di noi di essere figliuoli di Dio. Ti voglio parlare dello spirito dell'orfano, perché molte persone non capiscono questo potere che il Signore ci ha rilasciato, questa autorità che il Signore ci ha rilasciato ad ognuno di noi, e molti camminano ad oggi nello spirito dell'orfano. Perciò ho titolato questo messaggio Scappa via dallo spirito dell'orfano, o che lo spirito dell'orfano non sia nella tua vita. Exousia è l'autorità sovrana, è la seconda manifestazione. Dopo Arcai, Exousia è l'autorità sovrana e decisiva di Dio. Questo potere è a nostra disposizione. Credo con tutto il cuore che questo è il secondo potere che Dio ha. Prima Dio ci caccia dalle tenebre, ci caccia dal disordine, e poi ci fa diventare figliuoli suoi se lo accettiamo e apriamo il nostro cuore a Lui. E la parola exousia la definiamo solo in termini di autorità e unzione che il Signore ci ha dato. Exousia è nei cinque ministeri, è il veicolo del potere che ha autorità. Sappiamo che exousia in modo generalizzato significa autorità, ma quando mettiamo la lente di ingrandimento su questa parola, alla radice della parola, noi scopriamo che exousia ha concetti che ci permettono di comprendere e poter arricchire ulteriormente il significato della parola. Exousia è il potere principale sugli esseri creati, è un potere che è solo per l'uomo, per i figliuoli di Dio, è il potere governante con cui Dio fa stabilire la sua volontà nella nostra vita. Adesso voglio dirti che è anche l'influenza decisiva per creare e adempiere e rivelare l'autorità di Dio in te.
Ezzousia è per tutti coloro che hanno avuto la possibilità di conoscere la salvezza attraverso Gesù Cristo. Ezzousia è la capacità di poter compiere qualsiasi azione senza ostacoli. Ciò significa che Dio non ci limita. E per far ciò che deve fare, Dio non è limitato, come ho detto, da alcune legislazioni, né governa, ma lo fa attraverso la sua sovranità. Questo potere Ezzousia è chiaramente visibile nella scrittura e nel Vangelo di Giovanni, giustamente in Giovanni capitolo 1, versetto 12. Vorrei che la regia lo possa mettere, perché io voglio che tu possa leggere questo versetto lì, perché ci dice esattamente il potere che il Signore ci ha rilasciato. Ma tutti quelli che l'hanno ricevuto, dice, e gli ha dato il diritto, la potestà, l'autorità di diventare figli di Dio, quelli ciò che credono nel suo nome. Cari Ezzousia, ci dà il diritto di diventare figlioli di Dio a tutti quelli che l'abbiamo ricevuto come Signore, come Salvatore nella nostra vita. Il semplice atto di aprire il tuo cuore e dire: Signore, ti ricevo nella mia vita come unico e sufficiente Salvatore, ti fa diventare figliuolo di Dio, ti passa da essere una creatura ad essere un figlio di Dio e ti dà un'autorità e ti dà una identità di figlio. Quando noi non sappiamo chi siamo, da dove veniamo e dove andremo e chi siamo e chi siamo in Cristo, non abbiamo una vera identità, e il Signore ci dà identità attraverso questa manifestazione del suo potere. Ezzousia, la manifestazione che ci dà autorità. La Bibbia dice di più: tutti coloro che l'hanno accolto, a coloro che hanno creduto, dice un'altra versione, quelli che l'hanno accolto nel suo nome, gli ha dato questa autorità e il potere di diventare figlioli di Dio. Quando noi leggiamo la genealogia nella Bibbia, ci rendiamo conto che ogni persona che è menzionata lì ha un genitore, tale figlio di tale, e così noi possiamo vedere dal primo che è stato creato da Dio, Adamo, figliuolo di Dio, fino all'ultimo nella genealogia ad arrivare a Gesù. Il primo uomo che è menzionato, Adamo, figlio di Dio. E anche gli angeli sono menzionati come figliuoli di Dio nella parola di Dio, ma arriviamo all'unigenito figlio di Dio, il Cristo glorioso, e nella sua morte il Signore autorizza e attiva quel potere affinché ora nella genealogia dei cieli tu e io appariamo come figliuoli di Dio. Anche se non sei nella genealogia di Luca, nella genealogia di Matteo, del libro di Matteo, del Vangelo di Luca, in cielo sei scritto che per il potere Ezzousia sei dichiarato figliuolo di Dio. E questo ci emoziona, cari, questo veramente ci fa riflettere, e diamo grazie e gloria al Signore per questa manifestazione, questa autorità che il Signore ci ha dato. Ezzousia è questo potere, questa autorità. Ezzousia, voglio dirti che distrugge il modus operandi dello spirito dell'orfano. Ci sono molte persone che camminano in questa vita come se fossero orfani, come se non fossero figli di nessuno, e non c'è nella vita il potere Ezzousia nella sua vita e l'autorità che il Signore ci ha dato. Ma oggi il Signore ti vuole ridare,
alleluia, una paternità. Il Signore ti vuole ridare l'essere il suo figlio. L'obiettivo, cari, dello spirito dell'orfano è catturare la sua immagine, identità e carattere nella vittima. Lo spirito dell'orfano fa sì che la persona diventa una copia di questo spirito. Lo spirito degli orfani fa pensare come un orfano, ti fa parlare come un orfano, vivere come un orfano, e il suo obiettivo è uno spirito che riempie le persone e le fa sentire sole. Ci sono persone che lottano silenziosamente con queste cose e hanno vissuto questa esperienza nella loro propria linea familiare, ma oggi vengo con una buona notizia, perché l'Evangelo è la buona notizia di Dio. Oggi il Signore ti dà autorità di essere figliuolo di Dio se tu apri il tuo cuore e lo accetti. Vediamo lo scempio, cari, che questo spirito genera nelle persone. Lo scopo di questo spirito di orfano è che la persona si senta abbandonata dal padre, si senta abbandonata dalla madre, che le persone si sentano senza padre e senza madre. Ci sono persone che hanno letteralmente perso i propri cari in questa terra, ma esistono anche persone che, anche se avendo i loro cari in questa terra, sentono che hanno questo spirito di orfano. I genitori sono stati assenti per la loro vita, e questo significa che la persona non ha avuto l'influenza di un padre, di una madre che gli dà protezione, sicurezza, pace, nutrimento, amore. I genitori sono vivi, ma a loro non importa. Hanno prestato questa attenzione in modo tale che vi agisca uno spirito di orfano, anche se i genitori sono vivi. Questo spirito, cari, che viene sulla vita delle persone ed è nella vita di molti cristiani nelle chiese, ti fa sentire solo, ti fa sentire abbandonato, ti fa sentire isolato, ti isola dal mondo. E io voglio dirti oggi che la manifestazione del potere Zousia di Dio viene sulla tua vita per farti capire che veramente sei un figlio di Dio. Dio vuole elevarti quando conosci il potere Zousia. Dio non vuole che tu ti senti orfano né abbandonato. Dio vuole che tu capisca che Lui è il tuo Padre Celeste, che ha doni buoni per te e per i suoi figli, che ha un amore straordinario per te. Alleluia! E in questa sera il Signore ti vuole ministrare nella profondità del tuo cuore questo amore di Padre per te, che forse ti senti orfano. Un personaggio biblico, cari, che ha patito questo spirito di orfano è stato Ismaele. Se noi andiamo a Genesi capitolo 16, versetto 11 e versetto 12, possiamo leggere questa parola e capire. Dice: l'angelo del Signore le disse ancora: ecco, tu sei incinta e partorirai un figlio a cui metterai il nome Ismaele, perché il Signore ti ha udito nella tua afflizione. Egli sarà tra gli uomini come un asino selvatico. La sua mano sarà contro tutti e la mano di tutti contro di lui, e abiterai di fronte a tutti. Cari, Ismaele è stato il figlio di Abramo con la serva. Non era il figlio della promessa che Dio gli aveva dato. A causa dell'impazienza di Abramo, della sua moglie Sara, si commette questo errore. E molti dicono che lui, Ismaele, non è stato gestato nella perfetta volontà di Dio, ma nella volontà permissiva. E mi colpisce che un giorno Ismaele e sua madre hanno dovuto lasciare la casa di Abramo, con Abramo che era vivo. Ismaele ha dovuto per forza lasciare quella protezione di suo padre, e Ismaele sperimentò lo spirito dell'orfano. La Bibbia menziona come la natura
sarebbe il suo carattere. Lo spirito dell'orfano modella l'obiettivo, l'identità, il carattere della vittima, così che la vittima parla e agisce come un orfano. Ma vediamo che la Bibbia dice che egli sarà tra gli uomini come un asino selvatico. Mi attira l'attenzione che in alcune versioni dice sarà un uomo feroce, ma in altre versioni dice sarà come un asino selvatico. E questo mi attira e mi chiama tantissimo l'attenzione, perché questo sarà un uomo selvaggio che non sarà facile domarlo, non sarà facile disciplinarlo, così è l'orfano. L'orfano non è facile domarlo, non è facile disciplinarlo, non è facile attirare l'attenzione e farsi guidare da una autorità che sta al di sopra di lui. Ci sono molte persone che hanno questo spirito di asino selvatico nelle chiese. Ci sono molte persone che hanno questo spirito ribelle nella sua vita, e noi possiamo vedere ad oggi e nella storia che cosa è successo con il popolo, la discendenza di Ismaele, il popolo musulmano. Ismaele vuole dire che sarà in guerra contro tutto. Quando dice la parola sarà un uomo feroce, ciò sarà sempre in guerra contro tutto e tutti. E guarda, un orfano sempre è in guerra contro tutti e contro tutto. E guarda cosa dice la Bibbia sullo spirito dell'orfano: sarà una persona selvaggia che non si lascia disciplinare, che non accetta consigli, un testa dura. Ismaele fu espulso dalla casa di Abramo, e qui è proprio possiamo vedere lo spirito di Ismaele e lo stesso spirito dell'orfano. Hai conosciuto forse qualcuno che non accetta consigli, che ha sempre la ragione e che la sua natura è come un asino selvatico o una bestia che vive in montagna? Tutto questo mi porta a capire come la persona sperimenta questo spirito di orfano. Ma oggi la manifestazione della potenza di Dio nella tua vita, il potere della parola di Dio deve venire alle tue orecchie, scendere nel tuo cuore e poter aprire il tuo cuore e dire: Signore, non voglio essere più orfano su questa terra. Io so che anche se mio padre e mia madre mi hanno lasciato, mi hanno abbandonato, anche se la mia famiglia mi ha abbandonato, Signore, io so che tu mi raccoglierai. Alleluia, gloria al Signore. Oggi esce fuori e sgridiamo ogni spirito di orfano, ogni spirito di Ismaele nelle persone che stanno ascoltando la parola di Dio. Forse tu ti stai identificando con questa parola, forse tu stai ascoltando la parola e stai dicendo: è vero, io non mi ho fatto mai disciplinare da nessuno, sono stato sempre un selvaggio, nessuno ha potuto domarmi veramente. Ed oggi entrare in ragione e dire: Signore, aiutami in questo momento. Guardate, voglio soltanto dire alcune cose perché il tempo mi incontra in questa sera, ma quali sono gli effetti dello spirito dell'orfano sulla vita? Guarda, la mancanza di contatto fisico con il padre, l'aver perduto il padre o avere dei padri assenti in casa aumenta il livello di stress nelle persone. Questo è ciò che sperimenta l'orfano. Exousia è il potere che viene a te per toccarti in questa sera, affinché tu possa sentire il contatto di Dio con te, il suo amore, la sua cura e la verità della sua parola, il suo conforto nel prendersi cura di te, di tutti i tuoi problemi, di tutte le tue emozioni e sentimento. La mancanza di contatto fisico aumenta nelle persone orfane il livello di stress, ma anche il sistema immunitario, dicono i medici, si indebolisce. Il recupero fisico diminuisce, la crescita normale, la salute è precaria quando c'è uno spirito di orfano. Possono anche sperimentare un ritardo,
questi bimbi nella pubertà, fino a 2 anni nello sviluppo fisico. Un orfano soffre di questo, il suo sviluppo non è normale, sta succedendo qualcosa dentro di lui, nelle sue emozioni. Se c'è qualcuno che forse si è sentito abbandonato perché un padre lo ha lasciato, sta scritto, come ho detto, anche se tuo padre e madre ti abbandonano, il Signore ti verrà comunque, alleluia, a prendere e stare con te. E ora voglio dirti anche quali sono i rischi di subire questo spirito di orfano: l'aumento della depressione, l'aumento dell'ansia, è uno spirito che opprime, deprime e che scoraggia alle persone. Lo scoraggiato si chiude in stanza in fase di solitudine. Egli è costantemente al minimo livello di vigore delle forze. I rischi emotivi sono grandi a causa di questo spirito immondo che viene a posare nella vita. Ci sono anche disturbi psichiatrici quando c'è uno spirito di orfano nella vita di una persona. L'orfano tende ad avere difficoltà di apprendimento anche. Ci sono statistiche che dicono che il coefficiente intellettuale di un orfano può diminuire al di sotto di 90 o 80 su 100. Ci sono tante cose. Guarda quanto interessante cosa succede quando c'è la mancanza di un padre in famiglia, o quando il padre rigetta i suoi figli, e quando il padre è assente. Ecco, quando in una famiglia manca il padre, il figlio genera un gene della ribellione. Quindi questo spirito di orfano deve essere eliminato perché il suo obiettivo è proiettare un'immagine di ribelle. Ci sono tante cose che vorrei dire. Il sistema nervoso viene toccato per quanto riguarda allo sviluppo sociale. Coloro che sono sotto questo spirito di orfano sviluppano, come ho detto, ribellione, si isolano, hanno problemi con la figura dell'autorità. È interessante perché il Signore viene a darci autorità. Alleluia. Alleluia. Il Signore questa sera, attraverso il versetto di Giovanni capitolo 1, versetto 12, ti dice che il Signore viene a darti l'autorità di essere suo figlio. E nel cielo, alleluia, nella genealogia del cielo, a tutti quelli che hanno ricevuto, alleluia, al Signore nel suo cuore, gli dà l'autorità di essere figliuoli di Dio. Gli orfani, cari, diventano abili nel sopravvivere. Quando vedi quei bambini che stanno gettati per strada dai genitori, imparano a sopravvivere, diventano combattenti di strada. Alcuni sono campioni, sono veloci, sono addestrati per la sopravvivenza. Però lo spirito dell'orfano sviluppa in sé un meccanismo per poter sopravvivere. Ma il Signore oggi ti vuole far diventare figlio, che tu abbandoni lo status dell'orfano per diventare figlio di Dio. Ora Ezzosia ha l'autorità, e benedetto sia il nome del nostro Padre, il nome del nostro Padre e il nostro Signore Gesù Cristo. Come diceva Paolo in quella bella lettera agli Efesini: benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei lugari celesti in Cristo. In Lui ci ha eletti prima della formazione del mondo, perché fossimo santi, irreprensibili dinanzi a Lui, avendoci predestinato nel suo amore ad essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come suoi figli. Mi piace questa parte, cari, perché l'Apostolo Paolo anche ai Romani parla dell'adozione come figlio.
Una cosa ed essere un figlio naturale, una cosa ed essere un bastardo non riconosciuto, ma un'altra cosa ed essere figli adottati dal Signore. Un adottato si vuole, un adottato si riempiono tutte le esigenze per poter adottare una persona, un adottato si aspetta con amore in casa e tu, io e te siamo figli adottati dal Signore. Il Signore ci ha adottati come figli e se siamo figli anche eredi e coerederi con il Signore Gesù. Voglio finire in questa sera e ti voglio, Dio no, ti voglio dire che Dio non vuole che tu viva come un fallito, come un orfano, ma come un figlio veramente di Lui. Dio vuole che tu viva come un figlio veramente di Lui. Oggi, se sei stato veramente colpito dallo spirito dell'orfano, sarà il tuo giorno per essere colpito dal potere di Dio, il potere exousia, il potere exousia che ti fa diventare figlio di Dio. Alleluia. Oggi tu devi sapere che c'è una sicurezza, che hai un padre nei cieli, anche se hai perso una persona cara, alleluia, e hai convissuto con quel dolore, il tuo padre celeste vuole confortarti e metterti potere in te, darti questo potere. Questo è il giorno in cui Dio Padre vuole darti l'opportunità di nascere dal suo grembo, facendo parte di un esercito di santi. Perciò oggi, caro, voglio dirti, vieni al Signore perché Lui ti aspetta con le braccia aperte. Genitori che non hanno potuto dare ciò di cui i loro figli avevano bisogno perché hanno sperimentato forse anche loro lo spirito dell'orfano ed è difficile per loro donare amore. Oggi il Signore ti fa sentire la sua potenza su di te, alleluia, per poter donare amore a coloro che non hanno ricevuto amore. Lascia che oggi la potenza di Dio si riversi nel tuo cuore e oggi conosci e possa conoscere oggi al Signore e diventare figlio di Dio. Padre, nel nome potente di Gesù, io ti ringrazio per questo tempo e questo momento che tu ci dai, Signore, di poter parlare la tua parola, di poter, Signore, esprimere cosa tu hai messo nei nostri cuori, Padre, per coloro che stanno ascoltando. Io non so da che parte del mondo stanno ascoltando, ma tu conosci i cuori. Tu conosci, Signore, ogni persona che forse in questo momento si sente orfano, si sente senza padre, senza mamma, si sente solo nel mondo. Signore, in questo momento che il tuo Spirito Santo possa venire, guidarlo, Signore, a te, Signore, che il tuo Spirito Santo possa venire, Signore, e poter manifestare il potere exousia, l'autorità di essere figliuolo tuo. Dio, tu sei buono, Signore, e la tua misericordia è per sempre. Oh, Signore, che la solitudine oggi sia spezzata nella vita delle persone. Oggi, Signore, sgrido ogni tristezza, Signore, ogni solitudine, ogni spirito, Signore, di solitudine e di tristezza, Signore, ogni spirito di risentimento nel cuore delle persone. Il potere dell'exousia, Signore, aiuta alle persone a perdonare i suoi genitori. Il risentimento e l'amarezza, Signore, che oggi c'è nel cuore delle persone, guarisci tu, Signore, i cuori in questa sera, Padre, perché tu sei il nostro Padre, alleluia, il nostro Padre celeste. Oh Signore, grazie Padre Santo, nel nome potente di Gesù ci sono persone, alleluia, che hanno molta tristezza in questo momento, molto dolore sentono in questo momento, sentono molta amarezza in questo momento. Ci sono persone con spirito di ribellione che non si fanno disciplinare da altre persone, da autorità,
che Dio ha messo sulle loro vite. Signore, oggi spezziamo ogni tristezza, spirito di dolore, di amarezza, Signore, e ogni spirito di ribellione nel nome potente di Gesù, che è benedetto in eterno. Grazie, Grazie, Signore, Signore. perché tu mai ci hai abbandonato, Padre. Grazie, Signore, perché tu, Signore, il tuo amore è stato, Signore, riversato sui nostri cuori. Oggi, Signore, con questa preghiera rompiamo con questo spirito dell'orfano nel nome potente di Gesù, che è benedetto in eterno. Amen. Hai ascoltato un messaggio registrato in diretta. Continua a seguirci sui nostri canali social o sul sito www.paroledivita.org.